Cari concittadini, buongiorno e buona domenica. Oggi 11 febbraio 2024. Intanto reduci da un Sanremo dove ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, perché ci aspettavamo tutti trionfare Jolir, ma per noi del Sud Jolir ha più che vinto. Quindi un in bocca al lupo e un augurio speciale a questo nostro spettacolare cantautore. Oggi il video di oggi è destinato a fare un po' di chiarezza, un attimo di chiarezza sulla cittadella del Carnevale, visto che oggi al Carnevale ci distanziano giusto 2 giorni. La chiarezza è proprio questa. Allora, noi abbiamo presentato un progetto, abbiamo detto in campagna elettorale prima di tutto che avremmo presentato un progetto per la costruzione della cittadella del Carnevale nell'ex area 219. Bene, noi lo abbiamo fatto, abbiamo presentato un progetto per la costruzione della cittadella del Carnevale nella 219 alla Regione Campania. La Regione Campania ovviamente ci è stato detto dai tecnici della Regione che per costruire la cittadella del Carnevale nella ex area 219 c'era bisogno della conformità urbanistica e andava approvato il PUC. Nella adozione del PUC abbiamo inserito quell'area 219 per costruire la cittadella del Carnevale, quindi avremmo dovuto attendere l'approvazione del PUC, del piano urbanistico comunale. Nel frattempo abbiamo colto l'opportunità, si è paventata davanti alla nostra volontà un'opportunità, quella dei fondi PNRR, e quindi abbiamo colto questa opportunità e abbiamo presentato il progetto per accedere a quei fondi, ma soprattutto per anticipare i tempi, quindi per effettivamente realizzare la cittadella del Carnevale. Solo che questa opportunità dei fondi PNRR ci diceva di costruire la cittadella in un luogo che era già destinato, che aveva già la sua destinazione urbanistica per la costruzione della cittadella del Carnevale. E quindi siamo dovuti ritornare a via Poggiomarino, dove c'era la ex cittadella del Carnevale. Questa è la chiarezza, diciamo, dei fatti. Poi tutto quello che si dice sui social, sulla carta stampata, sono tutte chiacchiere al vento. Però devo aggiungere una cosa, che questa amministrazione, nel frattempo che abbiamo presentato i fondi per la rigenerazione urbana, quindi per il PNRR, abbiamo avuto un'infinità di difficoltà. E quali sono state? Le denunce da parte dell'opposizione che per il tramite della sovrintendenza ci hanno fatto perdere oltre 6 mesi per la costruzione della cittadella. Tutti voi, passando per via Poggiomarino nei mesi scorsi, avete visto quegli scavi che erano fatti da archeologi, da tecnici e da ditte specializzate della sovrintendenza per far sì che ci fossero, per vedere se ci fossero o meno dei reperti archeologici. Quindi anche quella è stata un bastone fra le ruote. Oggi magari la nostra opposizione se ne esce con il fatto di dire: noi abbiamo denunciato perché volevamo portare la cittadella di nuovo nella ex 219. Beh, dicono sciocchezze, fandonie, perché non si poteva più tornare indietro in quanto non c'era la destinazione urbanistica. Quindi noi abbiamo colto questa, torno a ripetere, questa opportunità dei fondi PNRR per far sì che si potessero anticipare i tempi, e questo è un dato di fatto imprescindibile. In tutto questo, sapete qual è la cosa che fa dispiacere molto l'amministrazione ma anche il paese? È che l'associazione Carnevale in questi lunghi 5 anni ha subito dei disturbi politici, cioè si è visto con magari chi dà il contributo per far un contributo, può essere minimo, massimo, per far svolgere il Carnevale, ritiene che magari quell'associazione in quel momento politicamente è cosa sua. Non è così, perché l'associazione dovrebbe essere apolitica e non dovrebbe fare il tifo per nessuno, dovrebbe fare il tifo solo per fare un grande Carnevale e fare dei carri per far sì che si potessero, come dire, divertire i nostri concittadini. Così non è stato, perché oggi l'associazione Carnevale è praticamente politicizzata da una parte dell'opposizione, e questo, credetemi, è brutto, è brutto. A me costa, a me
l'associazione Carnevale, quando ha chiesto di essere ricevuta al comune, sia io che la mia maggioranza, la mia giunta, li hanno sempre accolti a braccia aperte e abbiamo sempre accettato i loro consigli, li abbiamo coinvolti in quasi tutte le nostre scelte, se non in tutte le nostre scelte, quindi c'è proprio una sorta di opposizione politica. Ovviamente tutto quello che leggiamo sui social, sulla carta stampata, è tutta, come dire, si cerca solo la vanagloria, si cerca solo di appendersi agli specchi per far sì che si possa bloccare. E come è stato fatto anche in tante altre nostre particolari operazioni che abbiamo fatto, cioè opere che abbiamo voluto e che vogliamo lasciare alla nostra comunità. È stato fatto nell'asilo nido, nella costruzione dell'asilo nido, è stato fatto in tutto nel teatro, non ne parliamo e non ne contiamo, che stiamo facendo e stiamo lavorando, è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto c'è un grande dispiacere. Il grande dispiacere è che ci ritroviamo magari a combattere, perché poi non è che si combatte, cioè se noi la opera la realizziamo rimane alla città, rimane alla comunità. Quindi la cosa fondamentale è un'altra, è che la cittadella del Carnevale si fa, ma non si fa per un rione, per l'altro o per l'associazione. La cittadella del Carnevale si fa per la nostra comunità, non per altri, questo è un dato di fatto. La cosa fondamentale, ritorno su un passaggio fondamentale, è quello che se noi non avessimo voluto fare costruire la cittadella del Carnevale, noi avremmo destinato il fondo che abbiamo ricevuto del PNRR solo all'abbattimento delle palazzine. Invece no, quel fondo, quel finanziamento che abbiamo ricevuto lo abbiamo stoppiato, metà lo abbiamo dedicato all'abbattimento delle palazzine e l'altra metà lo abbiamo dedicato alla costruzione della cittadella del Carnevale. Quindi questa è la cosa importante, questa è fondamentale. Poi voglio ricordarvi che nel lontano 2010, quindi oltre 14 anni fa, la mia amministrazione di allora fu l'amministrazione che volle la prima cittadella del Carnevale. Quindi vi lascio immaginare se questa amministrazione del giudice 2019 non avrebbe voluto questa costruzione. Allora, sono tutte chiacchiere, ma vi posso garantire che da qui, dopo questo video, voi vedrete uno scatenarsi, come quel famoso film "Al mio segnale scatenate l'inferno". Dopo questo video vi farò vedere che ci saranno tanti che parleranno che in realtà fondamentalmente non volevano la costruzione della cittadella del Carnevale. Tutto avrebbero pensato tranne che questa amministrazione riuscisse a fare anche questo. E poi un messaggio di distensione ai miei avversari politici, di stare tranquilli, sereni, rilassati, perché da qui a pochi mesi noi ci risottoporremo al giudizio popolare e poi quel giudizio sarà sacrosanto, il giudizio dei nostri cittadini, saranno loro a decidere chi dovrà amministrare questa città per altri 5 anni. Allora andiamo in campagna elettorale, un suggerimento do alla mia parte avversaria politica, che non so neanche chi è, ma neanche voglio saperlo. Andiamo, affrontiamo questa campagna elettorale con grande serenità, con grande spirito, e che ci accomuni una sola cosa: il bene per la nostra comunità, nient'altro. Buona domenica, vi abbraccio con affetto da parte mia e della mia amministrazione. Buona domenica.